Poverito. A mio marito 4 anni fa lo pigliai a calcio e lo cacciai fuori dalla porta. Ma mi viene appresso come un cagnolino e appena si allontana un momento lo fulmino con lo sguardo. Tremma sana sana. Una lezione ce l'ho. E basta. Capriccio, io sono capricciosa che il marito mi sapeva. Signore, voi siete capricciosi, ve lo potete permettere per 1000 anni, ma io quando mai ho cattato cullata? Va bene, vuol dire che se non la trovate, quando tornate mi direte che non vi è stato possibile di trovarla. 17, 18, 19 e 20, signore, ma se non è urgente, non me lo date questo incarico, vi farei una spesa sbagliata. No, vedete, è che mi fa piacere se me la comprate voi. Vedete, io la vorrei uguale e comprata da voi, caro Ciampa. Signora, ma voi che volete stasera da me? Insomma, tocchiamo terra, parliamo chiaro. Uguale a quale se io non l'ho vista? Andate alla mia porta, oh, mamma mia! E chi sarà voi? Mi metto paura! Io non mi metto paura in nessuna! Andate alla mia porta! Signori, venite con me! Mi sto tremando tutta quanta! Voi, andate bene là! E voi andate alla mia porta senza tanti miracoli, camminate! Andiamo, andiamo! E va bene! Ma voi forse pensate che io parlando con vostra sorella, non lo so, avete paura che... Ma che paura, Ciampa? È che vi ho pregato, in questo momento mia sorella non può parlare con voi, perché tanto io, tanto commissario, tanto mia madre che sta di là con lei, le abbiamo fatto capire che ha commesso una pazzia, è pentita, pentitissima. Ebbene, ebbene, la signora sta di là, sta piangendo. Ma la signora piange, piange adesso. Eh già, anche perché io l'ho detto di tutti coloro. E vi assicuro che non potreste dirle più di quanto non l'ho già detto io. Ma vedete, ma voi che cosa credete che io voglia dire a vostra sorella? A una signora adesso? Ma vedete, vostra sorella ha preso il mio nome, il mio pupo. Vi ricordate che io ieri qua vi parlai di pupi? E con una semplicità unica, con due dita, l'ha buttata per terra e ci ha messo il piede sopra. Yeah.